grande soddisfazione per la serata di ieri. Sì, soprattutto per la qualità, soprattutto per gli 8 ragazzi che rappresentano tante sfaccettature della musica italiana, e quindi sono particolarmente soddisfatto. Adesso però la cosa importante è come arriveranno sul palco dell'Ariston. Hai confermato il dopo festival, ma hai detto anche che adesso ti concentrerai sui 20 big. Adesso è la parte più importante, la ciccia del festival, la scelta delle 20 canzoni. Hai detto anche tale quale al festival dell'anno scorso. Spero, io farò di tutto per farlo il più possibile tale quale a quello dello scorso anno. Solo una cosa, ci saranno più o meno ospiti stranieri dell'anno scorso? Ma più o meno uno a sera come sempre. Direttore, abbiamo visto grande soddisfazione anche da parte sua per il risultato di ieri sera. Ma sì, c'è stata una grande qualità, c'è stata la possibilità per 8 giovani di avere una forte visibilità televisiva. Puntiamo finalmente sulla musica e i giovani in prima serata. La qualità è stata molto alta e soprattutto seguiremo questi ragazzi fino alla loro presentazione a Sanremo. Spero che anche le radio programmino le loro canzoni. Anche su questo la Rai e Rai 1 fanno la propria parte per portare la musica dei giovani sempre di più in punti importanti del scenario televisivo. E anche il prossimo anno la Rai punterà sui giovani e su Sanremo. Questo è un progetto che si evolverà, dovrà crescere ulteriormente, renderlo più sistematico in modo tale che accanto al festival vi sia una vera e propria manifestazione che riguardi anche i giovani. Signor Sindaco, il giorno dopo Aria Sanremo abbiamo notato grande soddisfazione nelle parole della direzione di Rai 1, di Carlo Conti, ma anche nelle sue. Bah, sicuramente sì, io credo che sia stato, voglio dire, una settimana importante per Sanremo. Basti pensare, voglio dire, che per tutta la settimana abbiamo avuto, voglio dire, degli spot pubblicitari della città, no? Voglio dire, per la promozione di questo programma abbiamo avuto la Rai tutta la settimana. In più vorrei anche ricordare che in questo momento ci sono le finali di biliardo di boccette, che ci sono quasi più di 1000 presenze. Dunque in un mese di novembre, voglio dire, abbiamo riempito la città tra la Rai e altre manifestazioni, su questo siamo molto soddisfatti. La trasmissione di ieri ha trovato una trasmissione veloce, frizzante e giovane, dunque sicuramente qualche cosa dove noi dobbiamo puntare insieme alla Rai. C'è già qualche progetto in itinere, ci dobbiamo vedere presto per creare, voglio dire, su questa base un qualche cosa ancora di più ampio. Anche il direttore di Rai 1 non si è sbilanciato, come ha fatto lei, su come sarà Aria Sanremo e Sanremo Giovani, quale sarà il connubio tra le due manifestazioni del prossimo anno. Ma neanche io, non è questione di sbilanciarsi, è questione prima di parlare, di avere delle cose concrete e giuste. Sicuramente questo forse potrà anche, bisognerà definire forse anche delle regole, dei contratti, delle cose, dunque prima è il caso che ci si veda, ci si chiarisca, però sicuramente c'è la volontà da entrambe le parti di costruire un format più intenso di quello che è stato ancora in questa settimana. Il mirino adesso anche dell'amministrazione è a febbraio. Sì, abbiamo il festival a febbraio, abbiamo il dopo festival che torna dopo tanti anni, sicuramente ci saranno altre manifestazioni, trasmissioni aggiuntive, dunque vediamo e dare poi la giusta visibilità a tutte quelle che sono le partecipate e le location del Comune di Sanremo. Mahmood, grande soddisfazione per questa qualificazione al palco dell'Ariston. Sì, sono molto 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 contento. Molto contento che tutti questi sforzi fatti sono volti veramente a questo risultato, perché io non me l'aspettavo, io non me l'aspettavo veramente. Nell'epoca dei talent hai scelto invece Aria Sanremo, perché? Ho scelto... Che non è ancora un talent. No, io ho scelto Aria Sanremo perché cantare canzoni di altri non mi bastava più, non mi basta più. Volevo proprio mettermi alla gioco, volevo mettermi in gioco come autore, come artista, come persona che racconta le proprie esperienze, la propria vita. Volevo mettere in gioco me stesso, no, al 100%, 100 for 100. Miele, arrivi da Aria Sanremo, un grande risultato, perché sei nei due che saliranno sul palco dell'Ariston. Esatto, sì, una bellissima esperienza, è un percorso iniziato un bel po' di tempo fa, sembrano passati 2 anni forse, non lo so, è stata veramente un'esperienza pazzesca, sia perché ti trovi in un contesto con tantissimi artisti, c'è uno scambio meraviglioso di musica, e anche perché ho iniziato questo percorso con un mio collega che conosco da 4 anni e mi sono ritrovata mi sono trovata con lui tra i due giovani vincitori di questa cosa meravigliosa. È una domanda troppo banale dirti te l'aspettavi?
Non so se sia banale la domanda, la risposta è che assolutamente non potevo aspettarmi questa cosa. È la prima volta che provo, anch'io mi reputo davvero una fortunata, però dietro c'è anche tanto lavoro. Quindi... Arrivi dalla Sicilia, terra che ha portato tanti cantanti al festival. Sì, la Sicilia ha un contesto molto particolare, cioè è un posto molto particolare. Io sono dovuta andare via da lì, ho studiato a Milano. Ma è assolutamente ovvio che quella terra mi influenzi dal punto di vista artistico, e lì c'è veramente tanta gente brava. Non lo so che gioco in casa e quindi non posso che parlarne bene, però pur andando via da lì non puoi che portare anche nello zainetto un pezzo di Sicilia.